Non ho capito la domanda. Chi è il montatore? Come? Pazzaglini. Pazzaglini. Editor? What kind of job is editor? Editor? I don't know this. Un editore. Un'editrice. Non lo so. Devi aspettare, perché comunque devi prima montare. Poi aspetti e vai veloce poi. È abbastanza faticoso come lavoro. Il montatore? Sì. E quello che è mestiere, dipende, quello che monta i ponteggi, quello che fa i cose, i palazzi che montano le colonne. Molta natura, primavera, capito? Dieci, nove seconda, due macchine. Azione! 19 prima, due macchine. Azione! Stop! Il cinema è grande, anche una grande illusione. La settima arte ha la peculiarità eccezionale di riprodurre il movimento. Una rapida successione di fotogrammi o di fotografie, viste o proiettate una dopo l'altra, dà all'occhio umano l'illusione del movimento. A dimostrare questa teoria furono gli esperimenti di Edvard Muybridge. Nel 1885 fotografò le varie fasi del galoppo di un cavallo con 24 apparecchi fotografici. Facendo scorrere ad una determinata velocità queste immagini sotto gli occhi, la nostra mente crea il movimento. Fu Thomas Edison a inventare l'antenato del cinema, il cinetografo, con cui realizzò i primi film, visibili solo con il cinetoscopio. Edison, grande industriale oltre che inventore, forse realizzò anche il primo spot pubblicitario. La storia del cinema nasce ufficialmente con la prima proiezione in pubblico di immagini in movimento, il 28 dicembre 1895, per opera dei fratelli Lumière. Il soggetto dei primi film documento era un pretesto per dimostrare questa scoperta. Tecnicamente erano un'unica inquadratura che durava quanto la pellicola. La storia del montaggio è cominciata qualche anno dopo, grazie a un incidente che accadde a Méliès, mago illusionista. Mentre girava in teatro di posa uno dei suoi spettacoli filmati, si inceppò la cinepresa durante un numero. Quando riprese a funzionare, il personaggio che era in scena non c'era più. Proiettando la pellicola, Méliès si accorse che questo vuoto, questo stacco tra prima e dopo l'incidente produceva un effetto di sparizione della persona. Era nato il montaggio. Ma vediamo a cosa serve il montaggio. I film, i racconti audiovisivi senza montaggio sarebbero noiosissimi, inguardabili e tecnicamente quasi impossibili da realizzare. Anche nella letteratura si usa il montaggio, per dare scansione e ritmo alle storie, per creare l'intreccio, per spaziare nel tempo. Quando noi guardiamo, vediamo nitidamente solo una piccolissima parte del nostro campo visivo. Ruotando gli occhi e la testa, muovendoci, scegliamo continuamente quale parte del mondo vedere. Se ci interessa una cosa in mezzo a tante altre, giriamo le pupille e vediamo solo quella. Il montaggio traduce prima di tutto delle scelte, ma non solo di spazio, anche di tempo, perché con il montaggio, a differenza della vita reale, si può andare avanti e indietro nel tempo. Questo rende possibile viaggiare nel tempo. Il flusso canalizzatore. Flusso canalizzatore? Io, fin da quando ero bambino, vedevo tanti film e ho detto io vorrei lavorare in cinema. E grazie alla mia professoressa di storia dell'arte che mi ha detto che esisteva questa scuola, sono venuto al Cine TV. Il Cine TV mi ha dato una,
delle basi tecniche, una scoperta, una consapevolezza del ruolo. Il centro sperimentale ha fortificato questo tipo di consapevolezza, dandomi anche delle basi anche più culturali, più tra virgolette artistiche. Ho fatto geometra, che non c'entrava assolutamente niente con questo lavoro. Questo lavoro l'ho cominciato per via di uno zio che faceva un organizzatore. Erano finiti gli altri lavori in giro, per cui mi trovo a fare questo. Ho fatto per un periodo un lavoro completamente diverso, perché la formazione scolastica è di un altro tipo, vengo dal tecnico industriale. Io devo fare l'aiuto a un assistente che lavorava in 4-5 moiole diverse, con 4-5 film diversi, e quindi sai che l'impatto è stato traumatico, tant'è vero che il secondo giorno non mi alzavo dal letto, con mia madre che mi tirava, mi diceva no, non mi puoi fare brutta figura perché questo ormai devi andare. Ho fatto un corso di montaggio e riprese di quelli che finiscono con una stretta di mano e una pacca sulle spalle. Continua a essere un po' un gioco questo mestiere rispetto a tanti altri. Il terzo giorno sono tornato e adesso sono 39 anni quasi che non manco un giorno dal lavoro, adesso per me diventa un modo di dipingere. A 13 anni facevo già dei filmini con la Super 8 di mio padre, col montaggio in macchina, mi mando dei film su rapine o cose varie. Se tu devi studiare montaggio, ma se ti piace fare montaggio non ti pesa studiarlo. Gli strumenti del mestiere sono stati unicamente forbici e lenti d'ingrandimento all'inizio della storia del cinema. Poi la moviola, dagli anni 30 fino alla fine degli anni 80, questo magico tavolo meccanico dotato di 1000 rocchetti e uno schermo in cui le immagini si vedono solo al buio. Per fare televisione, il montatore usava i videoregistratori e le centraline di montaggio, ormai obsolete. E infine oggi, lo strumento comune per montare per il cinema e la TV è, universalmente, il freddo ma infinitamente potente calcolatore elettronico. In Moviola 1 doveva cominciare a dividere il sonoro, poi divideva la scena, poi rimetteva in fila la scena, poi rimetteva in fila il sonoro e sincronizzandolo. Addirittura si andava in proiezione col materiale scena e colonna giornalieri, dove il montatore con l'assistente vicino e il regista, delle volte con e delle volte senza regista, sceglieva il materiale, quindi si sceglieva in proiezione, quindi devo dire tutto più professionale era. Tant'è vero che noi assistenti avevamo una pennetta con la lucetta piccola perché comunque non dovevamo disturbare. Poi si ritornava in Moviola, c'era al minimo una giornata per ritogliere i doppi, cioè tutto ciò che era doppio, classificarli, metterli nelle scatole, quindi era una lavorazione complicata e molto più lunga di quella adesso. Il materiale è direttamente lì, con mezz'ora sincronizzi la scena, già sei pronto per montare. Il tempo con cui prima si faceva un film, adesso se ne fanno 8. Io lo chiamo presto e bene, perché non si può fare male, però si deve fare presto. Adesso vi faccio un esempio di fast editing, l'editing cieco. Frankenstein! Tra, e allungo la dissolvenza in uscita. 1, 2, 3, taglio, questo, mettiamo il rumorino del fulmine, serve a dare l'ambientazione horror, de paura. Stasera Frankenstein trasformerà un uomo in donna e una donna in uomo. Anticipo la scarica d'effetti, dico un sier lupo, questo qua, poi tengo il tuono. Non mi pesa stare 8 ore davanti a un computer a montare. Capito cos'è il montaggio? La televisione è un enorme schiacciasassi. I montatori sono dei tecnici estremamente sottovalutati in qualsiasi punto della filiera televisiva, semplicemente per problemi di contratti, per problemi di contributivi, per il rapporto selvaggio che c'è tra produzione, service e professionista e montatore ed esperto. Io sono un freelance, ho la chiamata, mi chiamano il venerdì, guarda, la prossima settimana ho bisogno di che vieni a coprirmi questo turno e questo turno, vado avanti settimana per settimana. Il cinema offre meno garanzie di un lavoro, un posto fisso in televisione. Però, come dire, c'è più gusto. La speranza che si guadagnasse tanto all'inizio ce l'avevo, perché era, quando sognavo di fare questo mestiere sapevo che era un mondo in cui si guadagnava anche tanti soldi. Adesso non è più così. Adesso è diventata anche un'esigenza personale, cioè di espressione
mia personale, di voglia di mettere al servizio di alcune storie, di acchiappare queste frasi e metterle insieme con un senso. La giornata tipo del montatore arriva la mattina tra le 9 e le 11, accende la macchina, incrocia le dita, ogni giorno è un terno all'otto sulla partenza del sistema, ma comincia a montare e finisce di lavorare quando fa sangue dalle orecchie. Fai 24 ore di filato, te ne fai 36, fai 4 giorni a 18 ore al giorno. Io sono abbastanza malato, quindi voglio dire, la mia giornata tipo può essere anche il sabato e la domenica, che ho un abito a casa e faccio qualche film gratis per regalo, e quindi mi riempiono anche quelle due giornate libere con l'incalzature varie di figli, moglie, eccetera. Le tue 8-10 ore fisse al giorno te le fai sempre, insomma. Talvolta nelle marchette di più bassa e infima categoria la soddisfazione economica è molto più alta che in produzioni molto più intelligenti, molto più belle, in produzioni televisive con la T maiuscola. Come ci si diventa? Non c'è una regola. Forse anche, insomma, la voglia di diventarlo, non accontentarsi delle prime occasioni, insomma, riuscire sempre un po' a perseguire un sogno. Ho voluto cogliere con l'occhio elettronico, che è discreto e inanimato, i passerotti che ogni giorno si nutrono delle briciole del nostro pranzo. Ho appostato la telecamera per giorni e giorni, in svariati punti diversi. Ho registrato decine di nastri per beccare i passerotti all'azione. Finite le riprese, ho visto e scelto il materiale. Ho estratto i momenti migliori, emotivamente e narrativamente interessanti, e ho condensato in pochi minuti ore e ore di immagini e suoni. La seconda fase è stata fissare la durata delle inquadrature, ovvero scegliere la parte delle riprese che mi interessava, e infine ho dato un particolare ordine alle azioni. Con il montaggio ho costruito un racconto, ho dato senso e ritmo a del materiale che sarebbe rimasto inutile e inerte. Quello che diceva Pierpaolo Pasolini era che ci sono varie sceneggiature nel film, non solo la sceneggiatura, ma c'è una riscrittura completa nel montaggio, e addirittura lui diceva anche nel doppiaggio, perché col doppiaggio si potevano cambiare addirittura le storie. In tutti i film che ho montato c'è sempre stata qualche rivoluzione dal punto di vista di struttura narrativa, minima. Massimo, c'è sempre stato qualcosa che non ha funzionato nella stesura di sceneggiatura, per tutte le variazioni che può passare in una sceneggiatura, da chi la interpreta, come viene girata, le condizioni in cui è stata girata, tante cose vanno a influire sul risultato finale. Tutti i film che ho fatto con Matteo Garrone partono da questo presupposto. I primi film addirittura non esisteva una sceneggiatura, si andava per intuizioni, su intuizioni che poi trovavano una forma solamente al montaggio. La sceneggiatura dell'imbalsamatore non esiste, esiste solo una sceneggiatura desunta, di cui io a pieno titolo mi sento partecipe, anche se non figuro tra i sceneggiatori, lo sono stato senz'altro.
Walter Murch dice che si stacca quando gli occhi battono. In televisione quella cosa lì, quegli occhi che battono sono più o meno il telecomando. La televisione è un contenitore immenso, va in onda di tutto, per cui il montatore talvolta, soprattutto se alle prime armi, è chiamato a mettere il mascherino, a mettere la sigla in testa in coda, un'intervista, un po' di musica sotto e un po' di coperture, quindi fa il tecnico, non è indispensabile un suo apporto creativo. Buona parte dei lavori che arrivano in televisione sono dei lavori molto parcellizzati, già organizzati, il montatore è uno schiacciabottoni. In altre trasmissioni, nella documentaristica, nel racconto, nella fiction, è invece richiesto un suo apporto creativo, un suo apporto linguistico. La docufiction è molto sulle spalle del montatore, il documentario è sulle spalle del montatore, per cui diciamo sia che è tecnico sia che è creativo, l'apporto del montatore, il rapporto tra montatore regista e montatore autore è significativo. Sky è stata per me una buona palestra, perché avevo una conoscenza minima della macchina che ho potuto però approfondire sul luogo di lavoro, perciò la scuola ti dà una base in cui tu puoi, che ne so, il minimo indispensabile per andare avanti da solo, poi con la possibilità degli stage, mano a mano, giorno dopo giorno che lavori su queste macchine a livello quasi professionale, ti fai una palestra. Prima si imparava dalla gavetta, la numerazione della pellicola, stare vicino prima a un assistente e poi a un montatore, e questo succedeva per vari anni, non era una cosa che uno faceva uno, due, tre film e diventava montatore, ma la cosa era molto più lunga. Sei un ragazzo di 18 anni che non è conosciuto da nessuno, perciò sei schifato dalla maggior parte dei giornalisti. Allora quando hai una macchina libera ti metti là e cominci a giocare. 5 anni l'aiuto, 10 anni l'assistente, anche se ad alto livello, perché chiaramente lavoravo con i tre più grossi montatori del Novecento, che sono Kim Marcalli, Nino Baraglia e Ruggero Mastroianni. Devi confezionare un pezzo di 4 minuti in 20 minuti. Questo mi ha portato a collaborare con film grossissimi, tipo, non so, Le Mille e una Notte, Ultimo Tango a Parigi, Novecento, Salò. Si fa un compromesso, si rinuncia spesso alla qualità purché di mandare in onda il pezzo. Quindi ho lavorato con Monicelli, con Rosi, con Bertolucci, Pasolini, Fellini, con cui ho montato pure Ginger e Fred a 33 anni. È chiaro che se muore il Papa prendi le prime 20 minuti del Papa, li butti sullo speech e lo mandi in onda. The 30 second television spot is, I think, the most powerful piece of communication that human beings have ever come up with. You are sitting there in your chair, passive, nothing to say, and outside there's some smart people who are producing fantastic television shows and commercials. And that meaning isn't even good meaning, it's mostly propaganda for consumer culture. Questo è il montaggio. La sua potenza la dimostrarono Kuleshov, Vertov e Eisenstein. L'accostamento di due immagini con un significato proprio può far scaturire un significato altro. Abbiamo esaminato in profondità la struttura tedesca, quella francese, quella inglese, quella canadese, quella spagnola. Perché questo succede a Roma, maresciallo? Perché lassù, lassù in Alta Italia c'è un'altra disciplina. Invece a Roma si sorvola, a Roma si perdona. Noi abbiamo presentato questa proposta. Italiano, vota Antonio La Trippa! Italiano, vota La Trippa! Via al sugo! Ma il conflitto di interessi si intende quando uno è lì e fa l'interesse suo contro l'interesse di tutti. E come? Se io facendo l'interesse di tutti faccio anche il mio, perché sono uno dei tutti, e questo non è conflitto di interessi. E come? Se si decide di fare un'autostrada ci vado su anch'io. Quando il tempo cinematografico coincide con il tempo reale, quindi non esiste montaggio, si ha il piano sequenza. Come si vede, la stessa azione può essere raccontata in modi diversi. Il montaggio fa la differenza.
la scrittura è troppo facile, perché la scrittura uno scrive contemporaneamente con una parola sola, succedono 12 cose, dopodiché uno le deve montare queste 12 cose contemporaneamente, e come tempo reale contemporaneamente non è possibile. La simultaneità d'azione viene resa dal montaggio impiegando diverse tecniche. Il montaggio alternato ne è un esempio. Sì, e la tua condanna non sarà l'esilio, ma la morte! La morte! Ma dà le ragioni del fuoco, le ragioni vere, perché non accetti di essermi inferiore! L'ellissi, o salto di tempo, si ottiene con il montaggio velocizzando lo scorrere delle immagini, o semplicemente accostando due inquadrature diverse, distanti nel tempo e nello spazio. Cioè, prima una persona si alzava, andava verso la porta, l'apriva, la chiudeva, scendeva le scale, montava in macchina, l'accendeva e partiva la macchina. Adesso se tu, una persona che sta lavandosi i denti in bagno, stacco dove vedi dopo che sta guidando la macchina, non ti fai più, no? Il pensiero, ma come prima sta dentro casa, adesso sta in macchina. A Roma a dicembre ero al Verde. Ho fatto l'aiuto in un film, a Cinecittà. Tu? Sì, io. Di, ti sei mai fatto mantenere tu? Perché? Così. Anthony Sardo. Ralph Seidman. Frank Serpico. Per dilatare il tempo cinematografico di un'azione, per enfatizzarla o creare suspense, il montatore può rallentare il flusso delle immagini sullo schermo, può usare più punti di vista o più azioni incrociate per raccontare lo stesso fatto, oppure può reiterare l'azione. Il fatto di mettere un rallenti, appunto, oltre che a sottolineare una cosa, serve pure per interrompere i tempi, e quindi in quel momento tu non stai più a vedere se il tempo è giusto o meno, perché ti interrompe completamente, c'è un ellissi, e tu da quel momento puoi pure riraccontare la storia prima o dopo senza che ti dia fastidio. Con il montaggio si può dar vita a cose inanimate. È la tecnica detta passo 1, quella dei cartoni animati, che si usa ancora oggi. Indietro. Il principio è quello di fotografare l'oggetto in pose leggermente diverse una dall'altra. Ogni posa diventa una fotografia, o meglio, un fotogramma del film. Lo scorrere di 24 fotogrammi al secondo al cinema o di 25 al secondo in televisione fanno il miracolo. Miracolo! Ma che dici? Miracolo! Sì, miracolo! 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 Miracolo no, continuerò a fare questo lavoro perché è la mia passione. Perché mi sono trasferito a Roma, lasciando famiglia, amici e lavoro, per diventare professionalmente un montatore. Ma forse ora è meglio che finisca la scuola. Uno prima, Ugo. Massimiliano prima. Poletini, uno prima. Uno e unica. Quel suo pelo continua a darmi fastidio. Ci mettiamo il guantino. La Madonna. Pensa, io devo fare la cosa dell'elettrocardiogramma, mi sono tolto i peli sopra, penso se ce l'avevo. Aspetti da metterci su. Perdon, questo magari lo taglio poi. Mi sono bloccato. Ferma un attimo. Sì, sì, no, lascio andare, poi taglio, sa che posso. Sì, sì, conosco il montaggio. È chi aiuta e permette al regista il racconto di un. Che permette al regista di non lo so che è il montatore. Il montatore fa un mestiere delicato, piuttosto complicato da spiegare. Lui non si vede ma ti osserva da ogni lato, cercando quello buono da mostrare. Mette al punto giusto e dal momento giusto, trova il tempo adatto ad ogni gesto, taglia fuori un suono un po' maldestro, scalto, trova il posto in un contesto, tutto ciò che non ce l'ha. Il
montatore ha una missione nella vita, questione di responsabilità. Si tratta infatti di giocare una partita, potendo stabilire come andrà. Sveltro l'occorrenza, metti in alto la sua scienza, mascherando l'evidenza, trasformando quanto basta l'apparenza, per cambiare la sostanza pure quando non ci sta. C'è chi esiste, c'è chi non appare, chi decide, chi si fa portare. C'è chi fa la storia e chi la segue nel telegiornale, c'è chi crede di sapere, chi deciderà il finale, c'è chi monta e chi si fa montar, chi non appare. Il mio sogno nel cassetto è montare soltanto ciò che mi piace. È buona la seconda? È buona quella che ritiene il montatore. Ok.